Nel panorama agroalimentare c'è un prodotto intimamente legato alle nostre vite, alla vita di ciascuno di noi. Un prodotto che non può e non deve mai mancare. Si tratta di un vero e proprio rito quotidiano. E non solo. Parliamo del caffè. In questa puntata del Gusto della Salute parleremo del caffè fino in fondo, dalle sue origini. Andremo a ricercare la storia e soprattutto le sue diverse assimilazioni nella cultura moderna. Parleremo di caffè dal punto di vista, come già detto, rituale, sotto il profilo convenzionale, e poi come sempre vedremo gli aspetti salutistici. Ma intanto, a proposito di storia e origini del caffè, chiamiamo subito in causa il parere autorevole del coordinatore scientifico del Gusto della Salute, il professor Mauro Minelli, che da immunologo clinico ci fornirà un inquadramento iniziale del protagonista di questa nuova puntata. Il caffè è una storia molto lunga, per quanto sia piuttosto difficile poterne datare l'inizio. Diciamo che i primi scritti del caffè risalgono al 900 d.C., ma c'è motivo di ritenere che il caffè fosse conosciuto già prima, visto che quegli scritti si riferiscono appunto a qualcosa di già conosciuto. Di fatto c'è una leggenda che ci porta in Etiopia. Leggenda che ci parla di un pastore etiope di nome Kaldi che, avendo notato che le sue capre pascolando e mangiando le bacche di una pianta che si chiama Coffea selvatica risultavano essere molto più energiche, molto più vivaci, pensa bene di provare appunto le bacche di questa pianta, preparandosi da quelle bacche un infuso, una sorta di decotto che lui stesso degusta ricevendone grandi livelli di energia. Quindi col caffè, con le origini del caffè, ci spostiamo in Etiopia. In Etiopia in particolare le origini del caffè verrebbero collocate geograficamente in una regione meridionale dell'Etiopia di nome Kaffa, e dall'Etiopia poi nel XVI secolo il caffè si sposta in Egitto. Egitto che diventa, diciamo, il fulcro, una sorta di punto centrale per il commercio del caffè. E dall'Egitto, sempre nel XVI secolo, il caffè arriva in Europa. In Europa si diffonde molto rapidamente. Nel XVII secolo la caffemania si diffonde davvero in tutto il continente. Raggiunge ovviamente anche l'Italia. In Italia Venezia diventa uno snodo importante per il commercio appunto di questo prodotto, e cominciano ad aprirsi una serie di caffetterie. A Venezia in particolare si apre il Caffè Florian, storica caffetteria ancora adesso attiva. C'è anche da dire che nel 1700 il caffè, in maniera piuttosto rocambolesca, arriva anche nelle Americhe. In particolare, secondo la leggenda, un ufficiale francese che aveva rubato delle piante di caffè, dopo un viaggio molto molto avventuroso, raggiunge l'America e lì, mettendo a dimora le piante che aveva portato con sé, fa partire la prima piantagione di caffè in Martinica, il caffè che poi si diffonde molto molto ampiamente appunto nell'America, in America, diventando una delle bevande in assoluto più consumate di quel continente. Si progredisce con la diffusione del caffè, si continuano ad aprire caffetterie soprattutto nel vecchio continente, soprattutto in Europa. Le caffetterie diventano punto di incontro importante, dove si intrecciano rapporti stretti, dove si discute di politica e si discute di cultura, si discute di storia. Partono i caffè letterari nel XIX secolo.
il caffè diventa praticamente una delle davvero delle bevande più consumate, in realtà diventa la seconda bevanda più consumata dall'uomo dopo l'acqua. C'è da dire che attualmente il caffè, almeno in Italia, diciamo, è una bevanda davvero molto molto consumata. Si stima che l'italiano in media annualmente consumi circa 1,3 kg di caffè, che sono tanti, ma che fanno in qualche modo intravedere il grande legame appunto dell'uomo con questo prodotto, che ormai è diventato un prodotto al quale tanti di noi davvero non sanno rinunciare e che, oltre alle caratteristiche energetiche, oltre alle caratteristiche del darci in qualche modo una maggiore energia nell'arco della giornata, è una bevanda e un prodotto che ha. E dopo questa cornice che abbiamo visto, vediamo di comprendere meglio gli aspetti salutistici del caffè come alimento. Intanto vediamo, ragioniamo su che cos'è il caffè. Da un punto di vista rigorosamente fitochimico, il caffè è un estratto acquoso che deriva da semi di Coffea arabica tostati e macinati. Le modalità di preparazione del caffè possono essere estremamente diverse. Il caffè turco, per esempio, è un decotto non filtrato, il caffè americano è un percolato, il caffè italiano è un estratto filtrato ad alta velocità e ad alta pressione. Le sostanze contenute nel caffè sono tante, sono diverse. La più importante, la più nota, certamente la più studiata e la più conosciuta, è la caffeina. La caffeina, che è una molecola che ha un'attività stimolatoria e anche broncodilatatrice. In realtà c'è da dire che la caffeina cambia molto a seconda anche dei prodotti che andiamo in qualche modo a gestire e a preparare. Per esempio, in una tazzina di caffè ordinario ci sono circa 80 mg di caffeina, mentre in una tazzina di caffè decaffeinato ci sono all'incirca 5 mg di caffeina. Ma vediamo adesso quali possono essere appunto i benefici che la caffeina ed il caffè in generale, con le sostanze che esso contiene, possono portare al consumatore, benefici oppure gli eventuali rischi. Ma lasciamo che di questo ci parlino, come sempre, le nostre biologhe nutrizioniste, la dottoressa Dominga Maio e la dottoressa Ilaria Vergallo. Si dice che la vita è tutto ciò che avviene dopo un buon caffè. Effettivamente il caffè non è solo acqua colorata di scuro, colorata di nero, è molto di più. Nonostante tutti gli effetti, che possono essere differenti a seconda del soggetto, differenti perché sono variabili a seconda della capacità di ognuno di noi di metabolizzare le sostanze disciolte nel caffè, che poi dipendono anche dal nostro assetto genetico e anche dalla frequenza con cui assumiamo il caffè. Il caffè, infatti, si è visto essere ha un ruolo abbastanza protettivo nei confronti di differenti patologie. Partiamo da che cosa è composto. Il caffè è composto da caffeina essenzialmente, che può cambiare in una tazzina di caffè come quantità a seconda della qualità del caffè. Ci troviamo di fronte a qualità come l'arabica, la robusta, che hanno differenti quantitativi di caffeina. Contiene inoltre acido clorogenico, contiene acido caffeico, che sono praticamente delle sostanze antiossidanti, oppure contiene di terpeni, contiene altri polifenoli, che sono importantissimi agenti antinfiammatori, e poi flavonoidi, tantissimi flavonoidi che aiutano appunto il nostro organismo nei vari processi metabolici. Ora, molti di questi antiossidanti vengono assorbiti a livello intestinale e 2/3 di questi vengono addirittura metabolizzati dal nostro microbiota, quindi dalla nostra flora batterica. Quindi pensiamo a quanto è importante comunque assumere il caffè, naturalmente in quantità modeste. La caffeina agisce andando ad inibire
l'azione di un neurotrasmettitore che è l'adenosina, stimolando così l'azione di altri neurotrasmettitori come l'adrenalina. Ecco perché ci aiuta a migliorare la nostra energia, ci aiuta a tenere su l'umore, a tenere sul nostro morale. Ma non solo, si è visto essere molto importante perché molti studi lo hanno dimostrato, va ad abbassare il rischio di insorgenza di patologie neurodegenerative come il morbo di Parkinson o l'Alzheimer e inoltre va a diminuire l'incidenza del diabete di tipo 2, naturalmente se il caffè viene assunto senza zucchero, quindi nella sua versione amara. Inoltre ha un effetto protettivo nei confronti del nostro fegato, quindi ci sono molti studi che lo dimostrano. Infine ha un effetto positivo soprattutto per chi pratica sport, perché riesce appunto a migliorare la performance sportiva e a far arrivare più ossigeno ai muscoli proprio perché attiva l'adrenalina. Guardiamo però i suoi macronutrienti e prendiamo in considerazione una porzione, circa 6 grammi di caffè tostato, che poi naturalmente viene diluito all'interno dell'acqua per creare appunto il caffè. Guardando i macronutrienti, quindi guardiamo la quantità di grassi, la quantità di proteine e la quantità di carboidrati. Vediamo che ha 0 grammi di grassi, 0,5 grammi, quindi mezzo grammo di proteine e circa 1,7 grammi di carboidrati. Quindi ci troviamo di fronte ad una bevanda estremamente ipocalorica, ma dalle proprietà diuretiche, perché contiene molto potassio, contiene anche magnesio e contiene anche molte vitamine, tra cui vitamina B2, vitamina B3, che sono essenziali per la salute del nostro sistema nervoso. Sicuramente il caffè è una delle bevande più popolari al mondo, ma tra i numerosi e potenziali effetti positivi è giusto anche citare qualche effetto collaterale legato a un eccessivo consumo di caffè. Numerosi studi hanno confermato la capacità del caffè bevuto in eccesso di aumentare il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. Sicuramente questo effetto è dovuto a la modesta azione ipertensiva propria del caffè, ma soprattutto il caffè è in grado di determinare assuefazione, quindi in chi è un consumatore abituale, allontanarsi dal consumo di caffè può determinare fenomeni di astinenza, quali sensazione di soffocamento, nervosismo, cefalea, tutti sintomi che comunque tendono a scomparire nel giro di qualche giorno, ma è soprattutto durante la gravidanza che dobbiamo stare attenti a quello che è il consumo di caffè e soprattutto di caffeina. Infatti è stato stabilito che l'assunzione di caffeina non deve superare i 100 mg di, quindi non esagerate col consumo di caffè in quanto potrebbe comportare un ritardo nella crescita intrauterina del feto e quindi un ridotto peso alla nascita del neonato. Ma anche durante l'allattamento è importante non eccedere col consumo di caffè. La caffeina potrebbe infatti anche in questo caso determinare irritabilità o comunque problemi nel sonno del neonato, ma comunque non sembrano esserci problemi nel momento in cui il caffè viene assunto in dosi moderate. Caffè e caffeina sembrano anche ridurre l'assorbimento intestinale del calcio. Tutto ciò però non è collegato a osteoporosi e fragilità ossea, soprattutto se il consumo di caffè risulta essere moderato. I composti fenolici presenti nel caffè sembrano inoltre ridurre l'assorbimento del ferro non eme presente nei vegetali. Quindi in chi ha una carenza di ferro è importante assumere questa bevanda lontano dai pasti principali. Ma non solo, il caffè bevuto in eccesso è in grado anche di determinare un aumento della secrezione di succhi gastrici, quindi in chi soprattutto soffre di reflusso gastroesofageo o ulcera gastrica è importante eliminare o comunque ridurre l'assunzione di caffè. Parlavo prima della caffeina, ne abbiamo sentito parlare anche a cura delle nostre dottoresse nutrizioniste. La caffeina, dicevo, è una molecola che ha delle sue particolari proprietà e che una volta assunta dall'uomo dovrà poi essere in qualche modo smaltita, dovrà poi essere in qualche modo metabolizzata. Bene, la caffeina viene metabolizzata e viene smaltita grazie ad un enzima che appartiene ad un complesso sistema enzimatico di detossificazione, cioè di metabolismo, di smaltimento dei cosiddetti xenobiotici, cioè di sostanze estranee al nostro organismo e che l'organismo umano può assumere in maniera diversa attraverso farmaci piuttosto che attraverso additivi o eventuali altre sostanze estranee. Bene, la caffeina che cosa fa? La caffeina utilizza
come enzima preposto al suo smaltimento, un enzima di questo sistema complesso, detto sistema del citocromo P450, enzima che si chiama CYP1A2. Perché cito questo enzima? Perché questo è un enzima che provvede al metabolismo non soltanto, e quindi allo smaltimento non soltanto della caffeina, ma anche allo smaltimento di diversi farmaci, per esempio. In particolare, questo enzima provvede anche allo smaltimento di alcuni farmaci antiaritmici o provvede allo smaltimento di alcuni farmaci antidepressivi, antipsicotici. Per cui che succede? Succede che la caffeina può, proprio perché condivide questo enzima a farmaci diversi, può alterare quelli che sono gli effetti farmacologici ordinari appunto di questi farmaci. Quindi occorre fare molta attenzione all'utilizzo della caffeina insieme ad altri medicamenti. Ricordo che per esempio la caffeina è contenuta in alcuni farmaci antinfiammatori, in alcuni farmaci antidolorifici, è contenuta anche in farmaci che possono essere utilizzati per curare l'influenza. Bene, in questi casi ricordiamoci che assumendo questi farmaci assumiamo caffeina, quindi probabilmente sarà il caso di modulare l'apporto di caffè nel momento in cui noi dovessimo assumere questi farmaci, perché se no è come se prendessimo tante e tante tazze di caffè, assumendo caffè e poi farmaci che contengono caffeina. Un'usanza assolutamente da cancellare, un'usanza proprio da definire come non buona, è quella di chi assume il farmaco bevendo caffè, una cosa che non può essere prevista come cosa o come abitudine da considerarsi buona. Questo perché già a distanza il caffè è in grado di alterare la funzionalità di alcuni farmaci, figurarsi se assumendo contemporaneamente farmaco e caffè questa commistione di sostanze non possa alterare o non possa modificare quelli che sono gli effetti terapeutici attesi da un farmaco. Ancora, ci sono alcuni antibiotici, sono i quinolonici, tipo la levofloxacina o la ciprofloxacina o la norfloxacina. Un'assunzione abbondante di caffè in un paziente che stia assumendo questi antibiotici può portare alla comparsa di effetti collaterali importanti, quali nausea, quali vomito, quali tachicardia, quali eventuali addirittura convulsioni. Quindi sono delle situazioni da tenere in considerazione. Per carità, io le cito come situazioni generali, poi è chiaro che ciascun soggetto dovrà riferire o dovrà riferirsi al proprio medico curante per avere quelle che possono essere le indicazioni più corrette. Altra cosa da debellare, ma questo lo abbiamo sentito anche dalle dottoresse, e evitare l'assunzione del caffè nei casi in cui ci fosse una situazione di gastrite cronica o di gastrite con reflusso, perché la caffeina, soprattutto col caffè preso a digiuno, potrebbe accentuare questo tipo di problematiche. Quindi attenzione, quello che mi preme in qualche modo ribadire in questo momento è fare attenzione alla caffeina come principio attivo che, per quanto possa essere assunto e per quanto benefico sotto diversi aspetti, ha bisogno delle giuste considerazioni, soprattutto se associato e combinato con farmaci. Il tamburello a cornice è una rappresentazione straordinaria della cultura e delle tradizioni del territorio. E a proposito di difesa del territorio, di tutela della terra e anche tutela della salute di ciascuno di noi, ne abbiamo parlato con il titolare della torrefazione Quarta Caffè, il dottor Antonio Quarta, che ci dirà delle cose molto interessanti a proposito del consumo consapevole del caffè, un caffè di qualità. Certo, il nostro è sicuramente una filosofia, un impegno preso in una maniera seria e soprattutto tenace e costante, però che dovrebbe essere poi la filosofia, dovrebbe essere l'impegno di qualsiasi azienda, soprattutto dell'agroalimentare, dove noi abbiamo in mano la responsabilità di garantire la salute dei consumatori. È uno stato mentale la qualità, non è solo la pubblicità, un bel packaging, ma è l'acquisto delle materie prime eccellenti, l'innovazione, la manutenzione, il rapporto umano all'interno e all'esterno,
il rispetto delle regole, il decoro del luogo di lavoro, la sicurezza, cioè o è tutto o altrimenti diventa, ripeto, soltanto una bella pubblicità, uno slogan, un bel packaging. Uno degli aspetti di maggior rilievo quando si parla di caffè è quello legato alla ritualità dello stesso, cioè il caffè diventa un'occasione di incontro, diventa un momento convenzionale, per esempio il caffè appena svegli al mattino, oppure un incontro ricercato dal punto di vista operativo e professionale, o più semplicemente il modo migliore per dire ad un amico: ti voglio bene, andiamo a prendere il caffè insieme. Proprio in questo momento, a marzo, il caffè sarà candidato a patrimonio immateriale dell'umanità, quindi presso la sede UNESCO. E quindi proprio la dicitura è il rito del caffè espresso fra cultura, tradizione, arte e socialità. E quindi il caffè sappiamo che soprattutto in Italia è proprio un collante della società, un rito. Attraverso il caffè si suggella un incontro di affari, un incontro fra amici, un pretesto per avere un incontro sentimentale. Cioè, dietro il caffè, insomma, c'è veramente tanto sentimento. Ringraziamo il dottor Antonio Quarta e adesso invece andiamo ad ascoltare il responsabile del controllo di qualità, Edoardo Quarta, al quale abbiamo chiesto come si sceglie il caffè migliore e soprattutto come si arriva alla qualità di cui parlavamo prima. Partiamo subito dalla materia prima, perché il caffè appunto è un prodotto della terra e sicuramente, come sapete, cresce in tutta la parte equatoriale, dal Tropico del Cancro al Tropico del Capricorno, e quindi ovviamente esistono caffè di alta qualità, media e bassa. E quindi è chiaro che si parte sempre da uno può comprare, può acquistare la migliore materia prima del mondo, però poi la può lavorare in maniera sbagliata e quindi rovinarla, come acquistare la migliore pasta, la migliore carne, quindi poi se c'è uno chef che non la sa preparare, appunto non abbiamo poi un piatto di qualità. Ritornando al caffè, noi oltre a ricercare nuove origini, perché il caffè, come dicevo prima, è un prodotto della terra, quindi quello che è il nostro compito è quello di mantenere la qualità costante delle miscele Quarta, che sono appunto le miscele che ha creato mio nonno diversi anni fa. Siccome è un prodotto della terra, ci sono annate più buone e annate meno buone, quindi il nostro compito è quello di mantenere la qualità più costante possibile, che possano appunto soddisfare il nostro standard qualitativo. Allora, qui abbiamo il caffè crudo, quindi dopo la raccolta, perché il caffè si presenta appunto come una ciliegia. Dentro ogni ciliegia abbiamo due chicchi posti in questo modo, così verticale. Certe volte ce ne troviamo anche tre all'interno del frutto. Quindi poi dopo il processo, il caffè appunto viene processato si presenta in questo modo qui, poi viene valutato, quindi si valutano i difetti che ci possono essere all'interno e poi viene appunto tostato con questo macchinario, che è una tostatrice da laboratorio, tosta circa 200 grammi di caffè alla volta, e abbiamo questo risultato qui. Poi viene successivamente macinato, posto in delle tazze, macinato, valutato e poi assaggiato, in modo tale da avere il risultato a 360 gradi. Ecco servito l'espresso perfetto. E noi non potremmo davvero farne a meno. Eccellente. Grazie a tutti e alla prossima.